questo giorno mi trovavo a passeggiare a Panorama e c'era questo banchettino con un ragazzo molto simpatico che mi ha chiesto se volevo fare una carta di credito. È lì che è nato tutto, il vero falcidio di tutto. Il sistema mentale mio poi è entrato proprio in quel mondo dove la paghi un tot alla volta e puoi fare tutte le spese che vuoi. Io la stavo cercando oltretutto, perché qui vedo una sciocchezza. Lei aveva un finanziamento con la Banca Group, dove mancano tuttora due rate. Siccome ha pagato quasi tutto il finanziamento, qui rimangono fuori 330 euro, ed è roba addirittura del 2009, settembre-ottobre 2009, perché il finanziamento è già chiuso. Io volevo urgentemente incontrarla e saldare questa esposizione. E va bene, sono contento ai lavori, però le ho detto, siccome sono 425 euro, signora mia, e questa faccenda si trascina da tempo, cosa vuole fare? La devono passare a contenzioso legale, signora? Perché non è che glieli regalano questi soldi, signora, non ci creda. Lei è anche una dipendente, quindi loro stanno soltanto aspettando che la somma aumenti e poi si muoveranno, signora. In una maniera o nell'altra, questi signori i soldi li prendono. O con me o col pignoramento sullo stipendio, glieli prendono, lei non scappa. Sogni nel cassetto. In poche ore, con la massima trasparenza e serietà, semplicemente con la vostra busta paga, otterrete un prestito che vi consentirà di dimenticare le vostre preoccupazioni. Era appunto finita la storia con il mio fidanzato, con il quale dovevamo sposarci, quindi è andato a monte matrimonio, casa e tutto il resto. È successo che quando è finita questa storia, nonché quello che ne conseguiva, io ho detto basta, adesso penserò solo più a me stessa, e così effettivamente è andata. Difatti sono stata per un gran periodo single, cioè avevo qualche tromba amico, si può dire. Avevo qualche tromba amico, cioè uno in realtà, che non mi rompesse troppo le scatole, e quindi è iniziata un po' la mia vita da maschietto, perché poi alla fine ero capitivo in giro, si incontra gente, volevo vivere in un certo modo, volevo vivere una vita superiore a quello che stavo effettivamente percependo io come stipendio. E fai questo, fai quello, vai a destra, vai a sinistra, fai un sacco di viaggi, prenotati quello, prenotati quell'altro, cioè è tutto bellissimo, quindi cioè, i soldi servono in quel momento. Sono stata 3 volte a Zanzibar, una volta in Kenya, alle Maldive, beh, qualche volta a Sharm, Cuba, poi vabbè, d'inverno si andava tutte le settimane a sciare, cioè. Noi vi proponiamo un prestito amichevole, con la massima velocità e con la sicurezza di poter contare su consulenti professionali che sapranno trovare la soluzione su misura per voi. Tornavo a casa con 5-6 sacchetti ogni giorno, cioè è una cosa da malati. È bellissimo comprare, cioè avere il potere tra le mani, perché comunque entri in quel negozio e sai che qualsiasi cosa tu vedi, anche se poi non la metterai mai, perché oggi poi scoprendo tra le varie cose, ma avevo anche questo, ah sì,
Comunque, quando entri che ti provi una cosa, la vedi, ti piace, sai che te la puoi permettere, che in realtà non è vero, non te la puoi permettere. Comunque, sai che te la puoi permettere, ah, esci da lì dentro che sei il padrone del mondo. Cari amici, oggi quasi tutti hanno bisogno di un prestito, piccolo o grande che sia. E allora voglio dare a tutti i lavoratori dipendenti, che hanno la busta paga, una grande possibilità. Ricevere un prestito fino a 80.000 euro ad un tasso di interesse bassissimo. Avete capito bene? Vi voglio dimostrare che non è mai stato così facile avere un prestito. Quando cominciavo a vedere che comunque con la carta effettivamente forse non mi bastava più, in quel momento mi arriva nella buca sta cosa dell'Agos, cioè che arrivano proprio al momento opportuno, no? Fai duttilo che è il prestito personale per te, fai questo, fai quell'altro, subito 4.000 euro senza problemi, senza niente, senza documenti, senza niente. Guarda, veramente a pensarci oggi, a rinvangare queste cose, dico ma come può essere? In realtà, cioè, ci sono finita in mezzo proprio a pieno, perché comunque è talmente facile cliccare su internet e scaricarti una sorta di contratto. Chi te lo fa fare andare in banca a chiedere mutui, prestiti, devono ipotecarti la casa, devi portare l'albero genealogico, da lì puoi fare, tac, 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 e se hanno i soldi in banca dopo 7 giorni. 45 di là, 80 di là, 2 mesi dopo, perché a fine anno io ho fatto il primo contratto con l'Agos, poi ho fatto il secondo perché mica mi poteva bastare in quel modo. Nel frattempo l'Agos mi manda anche la carta attiva, cosa volevo? Ero piena di soldi in quel momento. Diciamo che nel mio lavoro vedo moltissima gente che, avendo sbagliato investimenti, ma anche molto più grossi di mio padre, è finita purtroppo col sedere per terra. Perché io sono riuscito a recuperare con la mia caparbietà, col mio orgoglio, altri purtroppo non ci sono riusciti e vivono tuttora purtroppo situazioni molto molto delicate, perché sicuramente sono situazioni simili. Sì, per paradosso io mi trovo adesso ad affrontare situazioni e vedo persone in difficoltà come mi pare lo poteva apparire io anni e anni fa. Le rate che arrivavano erano sempre le stesse tutti i mesi, io ormai non ce la facevo più, ero effettivamente una gran indebitata, cioè a quel punto, da che ero ricca, la mia situazione di ricca si è trasformata in indebitata vita. Per quanto loro mi mandano, dicono di mandarmi giudice e quant'altro a casa, cioè io sono sicura che alla fine vincerò io questa cosa e non loro, cioè non voglio dargli la vinta. Quello che mi ha fatto scattare l'odio nei confronti delle finanziarie, di quando mi arrivano ancora oggi delle lettere di se vuol chiedere soldi faccia pure, cioè mi scatta una rabbia dentro, che dico ma pensate, questi continuano a fare i selvaggi in giro. Responsabilità mia e responsabilità loro siamo al 50%, perché è vero che io ho chiesto dei soldi, ma è anche vero che loro me li hanno dati con tanta di quella facilità che, cioè, come dare del cioccolato a un diabetico. Il diabetico dice non posso, cioè lo voglio ma fondamentalmente non può, e poi però sono magna, tanti alla Nutella e così. La questione debiti in questo momento non è una questione che mi sta premendo più di tanto, nel senso che io sto preparando il mio matrimonio e questa casa bellissima è veramente il mio ultimo pensiero, se devo dirla tutta, dire la vera verità, è proprio non pensare a questi cani da riporto che vanno in giro a cercare persone, soldi, questo e quell'altro, e cercare Paola, cioè sinceramente non,
me ne batte completamente. E soprattutto c'è Torino, e te saluto, e questi possono girarsi tutta Torino, tutta la zona limitrofa, tutti i paesini a fianco a Torino, e finché la mia residenza rimarrà lì dov'è, effettivamente io vivrò bella, tranquilla e serena, nel senso che per me possono attaccarsi al tram come e fischiare in curva. Sì, Doriana, ciao, sono Paolo. Ascolta, ti chiamavo, ciao, ti chiamavo per quella posizione di quella, di quel personaggio, la signora Paola, perché è da varie settimane che la cerco inutilmente, questa mi sfugge sempre perché oltretutto è uno che cambia spesso residenza. Se mi potevi fare una ricerca veloce su un nuovo indirizzo, su magari sui genitori o su un parente dove presumibilmente può darsi sia trasferita. Già, vitaccia, quella delle Maldive. Sì, buonasera, mi scusi, devo lasciare degli avvisi, mi può aprire, grazie, eh? Grazie. Sì, buonasera, mi scusi se la disturbo. Sono dello studio Luzzi Associati, devo parlare un attimo con lei. Sì, per che cosa, studi? Ascolti, per quanto riguarda una cosa che la riguarda, una posizione debitoria. Sì, ma chi le ha detto di venire qua? Mi ha detto il mio cliente, perché c'è purtroppo questa posizione e volevo un attimo disquisirne con lei, magari seduta a un tavolino. Tramite raccomandate ho dato disposizione di rivolgersi allo studio legale a cui mi sono rivolta anch'io, per cui cioè non è che dovete presentarvi a casa mia. Mi sono venuto a presentare qui perché il mio cliente non ha riconosciuto la sua posizione e volevo un attimo vedere di parlarne pochi minuti con lei per chiarire una volta per tutte che cosa voleva fare. 4.348 euro, 4.500 e 4.500 euro, per un totale, come avrà già intuito dai precedenti solleciti, di quasi 13.000 euro. Io volevo un attimo capire come mai non aveva pagato, quali erano le sue motivazioni e soprattutto cosa intendeva fare, perché io ero venuto per capire un attimo, una volta per tutte, se dovevo procedere o se in extremis si poteva trovare una soluzione extragiudiziaria. Ma procedere a fare cosa? Purtroppo procederemo perché il mio cliente, come aveva intuito, si dovrà tutelare nelle sedi competenti per recuperare forzosamente queste somme. Appunto, mi chiedevo forzosamente che cosa voleva recuperare, visto che io comunque non ho intestato nulla. Lei perché è sicura di non avere nulla da perdere o di essere convinta che questi signori i suoi soldi non li recupereranno mai? Mi tolgono questa... La convinzione è che non li recupereranno mai non ce l'ho, ma attualmente sono abbastanza convinta che, a meno che non vogliano mettermi in galera, nel momento in cui non ho una macchina intestata, una casa intestata e un conto corrente. Sa benissimo, senza arrivare orgamente all'argomento, che il mio cliente si può tutelare o da una parte o dall'altra, con una regolarissima azione legale o addirittura con un pignoramento del quinto del stipendio. E questo lo dico prettamente a titolo informativo. Sì, sì, certo. Non sono certo qui per minacciare, però lei deve capire. Il mio cliente deve avere questi soldi. Lei questi soldi, nonostante tutto, li deve versare, perché li deve versare perché li ha utilizzati. Quindi volevo capire una volta per tutte se, ed ero venuta appositamente qui, visto che non mi era riuscita a contattarla prima telefonicamente, se era intenzionato o meno a tentare a rientrare e a sanare questa posizione. Io mi chiedo come è possibile in Italia avere 13.000 euro quant'è di finanziamento quando una persona era precaria e quando non c'era uno stipendio. Allora è vero, se è vero come è vero che ha sbagliato da una parte, secondo me c'è un errore alla stessa maniera o comunque una malizia dall'altra parte. Cioè dei... Questo purtroppo sa perché non è, perché essendo persone adulte spetta alla persona adulta e cosciente valutare se sia in condizioni o meno di prendere il finanziamento e poi di pagare. Che possibilità avete? Che intenzione avete? Come intendete sanare questa posizione? Quanto è l'ammontare intanto? Ma l'ammontare, guardi, qui da contratto sono 13.500 euro. Noi volessimo fare una chiusura con la cifra X, è possibile? Lei,
Lei vuole proprio un saldo a stralcio, quindi, in poche parole. Beh, adesso il termine tecnico lo dice lei, a me va benissimo. Sì. E che possibilità, sì, andando sul concreto, che possibilità, che somma siete in grado di rintracciare? Intorno ai 5.000 euro. No, purtroppo le dico, una somma del genere è impensabile, perché su un credito di 13.500 euro, affinché io la possa aiutare, bisogna perlomeno arrivare, le dico, e poi dovrò farmi autorizzare dall'ufficio legale, a 7.500-8.000 euro. E questo bisognerà sentirlo se l'accettano. Io gli faccio una proposta ovviamente ipotetica. 7.500, vediamo cosa fare, ma devo farmi autorizzare. Se poi la mettiamo come devo farmi autorizzare, cioè proprio, guardi, se una, per loro una fatica accettare poi 7.500, che non sono bruscolini, a fronte del doppio... Non pregiudichiamo il nulla, io assento il mio cliente, vediamo che cosa fanno, io appena ho l'autorizzazione la richiamo, lei mi ha detto questa disponibilità la potrebbe rintracciare in pochi giorni, tanto a me la risposta me la danno in 3-4 giorni, tanto il ora mi darà un suo telefono, praticamente così me lo segno, così appena ho l'autorizzazione la chiamo, fissiamo un appuntamento, così eventualmente gli faranno questo grosso favore, al di là che quello che poi possano pensarlo o meno, e gli azzereranno questi 3 finanziamenti col saldo a stralcio. Un esempio del prestito speciale pensionato? 20.000 euro con una rata di soli 239 euro mensili. Quindi, se sei un pensionato INPS o un pensionato IT, non perdere l'occasione, chiama subito! Se hai altri prestiti in corso, ti offriamo ulteriore liquidità, con un prestito unico e una rata mensile più bassa. Dato che ho la tessera del comune, quindi pago poco, quindi mi è conveniente venire qua a mangiare, proprio in considerazione della pensione che prendo. Io pago 3 euro al pasto. L'ultima settimana del mese riesco malapena a sopravvivere, se non altro tramite questo ristorante io almeno il pranzo a mezzogiorno ce l'ho assicurato. Il mio problema è alla sera, che se alla sera ne ho mangio a casa mia, e se non ne ho devo aspettare il giorno dopo per venire qua. Io sono qui per quei 6.892 euro che purtroppo lei non ha provveduto a pagare, e che l'ufficio contenzioso della finanziaria ci ha dato un incarico per recuperare, ahimè, immediatamente questa somma. Quindi volevo capire un attimo che intenzione aveva e soprattutto come mai fino ad ora non aveva adempiuto a questa obbligazione. Con la pensione che avevo non mi era possibile far fronte con il mio, dovevo per forza chiedere. Però, ripeto, poi a un certo punto non ho più pagato le rate che dovevo pagare perché non ce la facevo più. Prendevo da una parte per poter pagare da un'altra, è tutto così. Ah, ho capito, lei faceva un debito per pagare un altro debito, sì, un po', sì. Però. Poi alla fine non c'è rimasto quello e non ce l'ho più fatta. E alla fine non è riuscito a pagare nessuno. Ma l'ultimo finanziamento ha fatto, se non sono indiscreto, con chi l'ha fatto per tentare di tappare i precedenti buchi? L'ultimo? Finanziamento, con chi lo ha stipulato per tappare i precedenti debiti? L'ultimo l'ho fatto con una finanziaria che adesso mi sta trattenendo il quinto dello stipendio. Ah, quindi gli hanno sottoscritto una cessione del quinto della pensione? Sì, della pensione, sì, dello stipendio, della pensione. Della pensione, ah, ho capito, sì, ho capito. E che importo gli decurtano dalla pensione, mi scusi? Mi decurtano 120 euro al mese. Non sono poco. Per quanto tempo? Guardi, che lei è pratico, guardi un po' la documentazione qua, se riesce a venirne a capo. Lei qui ha 120 rate, ma per 120 mesi, qui sono 10 anni di finanziamento. Qui a lei gli hanno dato 2.000 euro, ma lei qui ne restituisce una quantità in più impressionante. Lei qui su 2.000 euro che ha ottenuto ne paga 14.000, signor... Grosso modo è così. Però ma non deve essere così, perché purtroppo le dico, questa è usura. Qui purtroppo l'hanno raggirata, questi personaggi. I 14, ricordo benissimo che ma neanche 10 non li ho avuti. La cosa invergognosa e incredibile, che purtroppo molte non gliel'hanno fatte leggere, è che soltanto di spese, di riferimento, eccetera, ci sono più di 6-7 mila euro, solo di spese loro.
Che non sono poche, eh? No, non sono, ma non è solo il fatto che sono poche. È che sono spese illegittime, che non possono essere richieste. Ora capisco perché lei ha indebitato fino al collo. Purtroppo è stato raggirato da questi personaggi. Quindi io fossi lei, tutta questa documentazione la porterei non da un avvocato, perché gli costerebbe, ma un'associazione dei consumatori, gli farei dare un'occhiata e proverei a fare una contestazione prima di pagare. Va bene, senta, facciamo una cosa comunque, perché io purtroppo ero venuto qui per un altro discorso. Sì. E ormai ho acquisito praticamente il fatto che, vista la situazione, i debiti che ha e le spese, è pressoché impossibile, perché lei mangia a malapena, presuppongo, perché con quello che gli rimane dalla pensione riesce a mangiare a malapena. Sì. Perché qui, se 600 euro, 120 di qua, 150 di là, gliene rimane a malapena 300, non di più, 330. Sì. Vedrò di fargli chiudere la posizione come inesigibile e vedremo poi che cosa deciderà il mio cliente. Visto che, essendo plurindebitato, sicuramente un 300 euro al mese non può far fronte altro.